come orgoglio. E tu? Alleni la mente o alleni il lamento? Ti è mai capitato di voler fare tutto da solo o da sola? O ancora, ti è mai capitato di fare fatica a chiedere aiuto? O ancora, ti è mai capitato di sentirti fragile e di sentirti poco sicuro o poco sicura se ammetti un tuo errore? Beh, se ti è capitata una di queste cose, questo video è per te. In psicologia si parla di due tipi di orgoglio, un orgoglio più positivo, che viene chiamato autostima, e un orgoglio negativo, che si chiama superbia. Il primo è importante e indispensabile per occupare il proprio posto nel mondo, dare importanza al nostro valore ed essere responsabili e consapevoli di ciò che va bene in noi, di ciò che funziona bene, di ciò che siamo in grado di far funzionare bene e dei nostri margini di miglioramento. Insomma, l'autostima è ciò che ci permette di avere il nostro posto nel mondo in un modo equilibrato, in un equilibrio disequilibrio costante e ci permette di apprezzarci al punto giusto. Il secondo tipo di orgoglio, quello negativo, la superbia, ci mette al di sopra del mondo ed è la prima fonte di conflitti e arriva addirittura a saturare la nostra vita con questi conflitti. Insomma, il lato negativo della superbia è chiaro, capita quando sovrastimiamo le nostre doti, le nostre qualità, ci poniamo al di sopra degli altri e quindi in questo modo non arriveremmo mai a notare e a riconoscere i nostri errori, ponendoci nella condizione di porre rimedio a questi errori. Insomma, ciò che manca è l'umiltà. L'umiltà è all'opposto dell'orgoglio ed è ciò che ci consente di imparare quello che ancora non sappiamo, per esempio, fare. Insomma, l'umiltà ci consente di avere un atteggiamento aperto, riflessivo e ricettivo. Dall'altra parte, la superbia ci porta ad avere un atteggiamento in cui il nostro io è sopravvalutato e di conseguenza abbiamo poca apertura. Con le mie parole, in questo caso, si finisce per allenare il lamento e non allenare la mente. E chi è dominato da questi atteggiamenti tende a lamentarsi di tutto, degli altri, delle cose che non vanno. Insomma, è tutta sempre responsabilità degli altri. La superbia, ossia quando ci sentiamo superiori a qualcun altro, denota che dentro di noi, alla fine della fiera, ci sono dei sentimenti di inferiorità. È proprio da lì che nasce spesso la prepotenza, perché cerchiamo di avere ragione a tutti i costi, di imporre il nostro punto di vista e di conseguenza di non ammettere i nostri errori. Dal punto di vista ideologico, chi ha questi aspetti, beh, sembra ammettere solo un punto di vista, ovviamente il proprio. Ovvio aggiungere che per queste persone non c'è spazio per chiedere scusa, non c'è spazio per ammettere che si è sbagliato, perché si ritiene che si è fatto tutto alla perfezione. Quindi, riassunto, abbiamo detto che ci sono due forme di orgoglio, una forma positiva che è l'autostima e una forma negativa che è la superbia. L'autostima è quello che ci consente di avere un posto equilibrato nel mondo e la superbia invece ci impedisce di chiedere scusa, di ammettere i nostri errori, di conseguenza di lasciare spazio al cambiamento e al miglioramento perché pensiamo di fare tutte le cose in modo perfetto e ci poniamo come al di sopra degli altri. Quindi l'allenamento mentale che ti lascio per allenare la mente e non il lamento, a proposito di un orgoglio sano e di una buona e solida autostima, è: allena la tua onestà. L'onestà può sembrare faticosa all'inizio, ma alla fine libera, ti libera.
ti permette di affrontare la verità su chi tu sei e su come ti relazioni con il mondo. E ci sono molti altri aspetti positivi. L'umiltà ti libera perché la paura di conoscere te stesso, te stessa diminuisce. E di conseguenza conoscere noi stessi ci rende più abili, più forti, più capaci di affrontare le sfide che ogni giorno abbiamo di fronte. E poi l'altro grande vantaggio è quello finalmente di permetterci di togliere la maschera, perché ogni tanto quando le cose non vanno come noi vorremmo, c'è chi tende ad indossare una maschera per cercare di compiacere gli altri, e nel tentativo di compiacere gli altri si finisce per scontentare tutti. E poi un altro grande vantaggio è che l'onestà ci impedisce di mettere la testa sotto la sabbia di fronte ai problemi. Sappiamo tutti bene che questa non è una soluzione efficace, e quindi per allenare l'onestà ti chiedo di prendere il tuo quaderno di allenamento mentale e individuare 5 modi in cui tu nella tua vita puoi allenare la tua onestà. E poi per un periodo di tempo di almeno un mese trova 5 azioni da fare, da mettere in pratica, da attuare tutti i giorni per allenare la tua onestà. Quindi, buon allenamento!